Buongiorno a tutti. Questo modulo è diviso in due sezioni. Una prima parte si occuperà della descrizione dell'architettura del sistema, degli utenti e dei ruoli che operano in esso e del flusso di lavoro. La seconda parte invece sarà concentrata sostanzialmente sull'utilizzo dell'applicativo. In particolare sarà una sorta di introduzione all'utilizzo perché i vari aspetti tematici verranno toccati nel dettaglio nelle lezioni a seguire. E in particolare ci sarà un approfondimento sulla georeferenziazione, un approfondimento che prenderà come esempio un caso pratico e quindi si procederà alla redazione di una scheda di un caso reale. Nel corso di questo approfondimento verranno date anche indicazioni sulla documentazione da produrre per il censimento. E a seguire avremo anche un approfondimento sulla revisione di schede cartacee pregresse e infine un incontro tematico sulla lettura del bene e sulla scomposizione. L'applicativo è uno strumento che è stato progettato per consentire una gestione unitaria e semplice ed efficace dell'intero processo di catalogazione, dall'emissione dati all'organizzazione dei flussi di lavoro. È stato realizzato dall'ICCD in vista dell'avvio dei censimenti PNRR, dei parchi e giardini storici e delle architetture rurali, per cui si verrà utilizzato per entrambi i progetti. La piattaforma consente a tutti gli attori del processo, catalogatori, verificatori e coordinatori, di svolgere in modo agevole i rispettivi ruoli, garantendo il corretto inserimento dei dati e la piena conformità agli standard. L'applicativo guiderà i catalogatori nel processo di creazione delle schede che verranno poi esportate in Linked Open Data, per garantire la massima condivisione e interoperabilità dei dati. Una delle prerogative dell'applicativo è la possibilità di catalogare i beni culturali direttamente in loco. Infatti consente l'inserimento e la memorizzazione temporanea delle informazioni anche quando siamo in assenza di connettività a reti e dati. Queste informazioni potranno essere trasmesse in un secondo momento al server con iniziativa esplicita del catalogatore quando la rete dati sarà di nuovo accessibile. Gli attori e i ruoli del processo di catalogazione vengono descritti in questa slide sinteticamente. Il catalogatore è colui che cataloga i beni che gli sono stati assegnati. Questa attività prevede l'inserimento dei dati facendo costante riferimento agli standard ICCD. L'applicativo è comunque dotato di strumenti di supporto che agevolano e indirizzano il lavoro. Quando il catalogatore completa la compilazione della scheda, la invia al verificatore perché ci sia la revisione dei contenuti e il controllo di qualità. Il verificatore ha la responsabilità di garantire la correttezza dei dati e la qualità scientifica. Assicura che le informazioni siano complete, accurate e conformi agli standard. Esamina ciascuna scheda di catalogo e può approvarne il contenuto, rivederlo personalmente oppure rinviare la scheda al catalogatore per le opportune modifiche. Il coordinatore è responsabile del processo di catalogazione nella propria area di competenza, nel nostro caso sarà la regione. Ha il compito di coordinare le attività garantendo il corretto svolgimento dei processi, il rispetto delle scadenze e il raggiungimento dei target. Assegna ai catalogatori beni da descrivere e documentare, monitora il progresso dei lavori e interviene nel caso in cui ci siano dei ritardi o problemi nel processo di catalogazione.
alla fine del processo di catalogazione, effettuate le necessarie verifiche, procede all'approvazione definitiva delle schede, dichiarandole completate. C'è poi l'amministratore ICCD, che ha visibilità completa su tutti gli aspetti del sistema e può ricoprire anche i ruoli di catalogatore, verificatore e coordinatore. Ha la prerogativa di invitare nell'applicativo gli utenti che lavoreranno al processo di catalogazione, ognuno con le proprie credenziali e il proprio ruolo. È l'unico che ha facoltà di cancellare schede di catalogo già completate in situazioni particolari e per specifiche necessità. La prima cosa che il catalogatore deve fare è individuare il bene da catalogare sulla mappa. Il software consente di popolare in automatico, mediante apposite funzionalità, i dati di localizzazione e di georeferenziazione previsti dalla scheda PG. E nello specifico, i campi dei paragrafi LC, CS e GE, quindi localizzazione, catastale e georeferenziazione. La compilazione dei campi e sottocampi previsti dallo standard PG 4.01 anche con l'ausilio di vocabolari controllati. Si occupa del caricamento della documentazione di corredo richiesta dal progetto da allegare alla scheda con registrazione dei relativi metadati. Procede inoltre al salvataggio della bozza di scheda. Una volta completata la bozza, sarà possibile modificare la scheda più volte. Procede poi al controllo formale e all'invio in verifica scientifica della scheda. L'applicazione metterà a disposizione funzionalità per il controllo formale automatico dei contenuti della scheda. Ad esempio, ci sarà un controllo sulle obbligatorietà, sulla sintassi che è richiesta per i vari campi. L'invio in verifica di una scheda avviene su iniziativa esplicita del catalogatore quando ritiene di averne completato la compilazione. Quando il catalogatore invia la scheda in verifica, la rende sincronizzata con l'applicativo e perciò visibile anche al verificatore e al coordinatore, nonché agli amministratori CCD. Una volta inviata in verifica, la scheda non è più modificabile da parte del catalogatore, ma entra nella sfera di competenza del verificatore. Il verificatore, a seguito dell'invio della scheda da parte del catalogatore, effettuerà i necessari controlli sulla qualità scientifica dei contenuti e sulla conformità agli standard e quindi potrà o approvare la scheda ritenendola corretta nei contenuti. E in questo modo la scheda verificata potrà passare al coordinatore che provvede a dichiararla completata e quindi pronta per la pubblicazione. Oppure il verificatore può non approvare la scheda e rinviarla al catalogatore che dovrà apportare le modifiche richieste e quindi inviare di nuovo la scheda in verifica scientifica. C'è da dire che il verificatore ha anche facoltà di apportare in prima persona le opportune modifiche. Il coordinatore invece prende in carico le schede già verificate. Ha la possibilità di fare controlli a campione sulla qualità delle schede verificate. Se lo ritiene opportuno, può rigettare la scheda rinviandola al verificatore. A quel punto il verificatore può apportare personalmente le modifiche richieste e poi approvare di nuovo la scheda, oppure può demandare le correzioni al catalogatore. Quando il coordinatore ritiene che il lavoro sulla scheda sia concluso, provvede a dichiararle completate. Alle schede completate viene assegnato automaticamente l'NCTN. Sulla base di un elenco fornito dall'ICCD e acquisito nell'applicativo, preassegnando i numeri in base alla regione di appartenenza. Nel caso di schede pregresse, la gestione del codice identificativo e di ulteriori dati da riportare nel nuovo modello PG 4.01 verrà descritta nel dettaglio nell'apposito modulo formativo. E abbiamo qui uno schema del flusso della scheda con le varie aree di competenza. Il catalogatore crea una bozza, la invia in verifica scientifica,
A quel punto il verificatore può o rigettarla e modificarla lui stesso o rinviarla in verifica al catalogatore o verificarla. Se la scheda viene verificata scientificamente, può passare nell'area del coordinatore e può essere o completata o rigettata dal supervisore. Ciò vuol dire che la scheda passa di nuovo al verificatore scientifico che può operare le opportune sistemazioni oppure demandare questa operazione al catalogatore. E quindi diciamo che il flusso ricomincia e la scheda torna verificata e quindi da verificata può passare di nuovo al coordinatore. L'applicativo consente anche di catalogare beni complessi per i quali si ritenga opportuno utilizzare il trattamento catalografico madri-figlie. Un bene complesso, infatti, può essere descritto utilizzando una scheda madre che contiene informazioni generali del bene e schede figlie che descrivono le parti componenti. Sia la scheda madre sia le schede figlie devono essere autoconsistenti, quindi ognuna deve rispettare le regole di compilazione indipendentemente dalle altre. Nell'applicativo, la scheda madre e le schede figlie vengono compilate dallo stesso catalogatore e percorrono il loro ciclo di vita unitariamente, cioè vengono portate in verifica, verificate, bocciate o completate tutte insieme. Per quanto riguarda l'identificativo del bene, ciò che viene assegnato è il codice NCT, mentre il campo ORVEL viene generato al momento della compilazione dal catalogatore. La regione della scheda madre determina la regione operativa di appartenenza anche delle schede figlie. L'accesso all'applicativo prevede l'utilizzo di credenziali e la registrazione avviene solo a seguito di un invito da parte degli amministratori. Gli inviti prevedono l'inserimento di nome, cognome, email, ruoli e altri campi descrittivi dell'utente. Il proprietario dell'email riceve un messaggio con una password e username. Al primo accesso verrà chiesto di cambiare la password generata con una scelta dall'utente. Una volta cambiata la password, la procedura di registrazione è conclusa e l'utente quindi è pronto ad operare sull'applicativo. Nel caso in cui una mail venga reinserita in un successivo giro di inviti, il sistema riconosce che l'utente esiste già e non avvia un nuovo processo, ma controlla se possiede già i ruoli richiesti e in caso negativo provvede a garantire l'assegnazione dei nuovi ruoli. In questa slide vediamo la schermata di accesso all'applicativo con l'indirizzo e in questa invece vediamo che al primo accesso all'applicativo c'è la possibilità di scaricare l'applicativo sui nostri dispositivi e attraverso questa banda gialla ci viene notificato se sono disponibili aggiornamenti per insomma aggiornare all'ultima versione disponibile. E adesso andremo a vedere le varie funzionalità dell'applicativo. Una volta che l'utente ha inserito le proprie credenziali è pronto ad accedere e ci troviamo a questo punto nella nostra area di lavoro, che nel mio caso, in quanto amministratore CCD, è suddivisa in due sezioni, quella relativa alle architetture rurali e quella relativa ai parchi e giardini. Gli utenti del censimento di parchi e giardini ovviamente vedranno solo quest'area, a meno che non abbiano dei ruoli attivi anche sull'altro progetto.
è utile comunque vedere anche l'area delle architetture rurali, perché sono presenti questi contatori che ci illustrano un po' lo stato dei lavori. Possiamo vedere le schede prodotte, le schede verificate, le schede completate sia per regione sia su tutto il territorio italiano, e abbiamo la possibilità di vedere la concentrazione dei beni che sono stati catalogati anche sulla mappa. I contatori, quando cominceremo il lavoro del censimento di parchi e giardini, saranno disponibili anche nella nostra area, e quindi in qualunque momento potremo consultare lo stato di avanzamento dei lavori. Questi contatori poi li ritroveremo anche sul sito internet del censimento. La prima operazione che quindi dovrà fare il catalogatore quando accederà a quest'area è quella di creare una scheda. A sinistra troviamo la struttura dei dati, vedete solo i nomi, i titoli dei paragrafi, in quanto i paragrafi all'apertura sono chiusi. Per aprirli possiamo farlo qui dal menu di destra con l'espandi tutto, quindi espandendo tutto riusciamo a vedere tutti i campi e sottocampi della scheda. Allo stesso modo, riducendo tutto, riportiamo la scheda all'apertura iniziale con i soli titoli dei paragrafi. La scheda che viene aperta è la scheda di progetto, cioè lo standard che contiene le obbligatorietà assolute e le obbligatorietà di progetto. In più i campi, i paragrafi e i campi raccomandati. Quindi il catalogatore, quando comincia a schedare i propri beni, si trova già all'apertura sulla base dei paragrafi richiesti. In qualsiasi momento la scheda può essere aperta anche in versione integrale, quindi possiamo vedere ed aprire anche i paragrafi e i campi non obbligatori. Abbiamo detto nel precedente modulo che chi fa nuova catalogazione, quindi chi scheda beni che non sono stati mai catalogati in precedenza, utilizza il modello di scheda indicato per il progetto. Chi invece si occupa di revisione di schede pregresse, cartacee o informatizzate, ha necessariamente il bisogno di vedere la scheda nella sua interezza, perché solo in questo modo può trasferire determinate informazioni nei campi opportuni. Quindi attraverso questa funzione mostra la versione ridotta e mostra la versione integrale. Da questo filtro riusciamo a selezionare il paragrafo o il campo semplice o il campo strutturato e ad andare direttamente su di esso. Il menu di destra ci appare con queste voci, ma poi vedrete che nel momento in cui opereremo il primo salvataggio queste voci aumenteranno, perché aumenteranno le funzioni. Ecco, vedete, le voci del menu sono cambiate, abbiamo qui la possibilità di salvare, di annullare l'ultima operazione che abbiamo eseguito. Abbiamo poi questo pulsante che ci consente di effettuare un test di validazione. Il test di validazione mostra sia nella parte alta dove viene specificato che siamo in bozza, sia accanto ai singoli paragrafi, tutti gli errori che sono stati commessi, cioè nel nostro caso non abbiamo ancora compilato i campi, quindi ci segnala che quel campo va necessariamente compilato perché la scheda superi la verifica formale. Fino a quando non abbiamo risolto tutti questi errori, la scheda non può essere trasmessa al verificatore scientifico.
quindi di questi errori che possono essere campi non compilati, errori nella sintassi e via discorrendo, vanno necessariamente risolti perché la scheda passi di stato. Se noi proviamo a mandare in verifica scientifica una scheda che non ha superato il test di validazione, l'applicativo comunque ci blocca e chiaramente ci dice che i dati non sono validi e che vanno prima risolti gli errori. Continuando ad esplorare questo menu di destra, c'è un mostra suggerimenti che vedremo poi perché si collega alla parte cartografica. Il visualizza una nuova finestra che appunto apre una finestra da cui il catalogatore ha la possibilità di consultare i campi compilati della scheda. Ora vedete, pur non avendo compilato nessun campo, noi troviamo molti campi valorizzati. Questo perché sono previsti una serie di valori precompilati, alcuni modificabili, alcuni non modificabili, che agevolano il catalogatore nell'immissione delle varie informazioni. Possiamo quindi scaricare la scheda nei vari formati, possiamo scaricare il file relativo alla geometria che abbiamo o selezionato o creato ex novo, e poi abbiamo gli altri comandi che sono già stati illustrati. Quando creiamo una nuova scheda, il sistema attribuisce un codice provvisorio, un codice identificativo provvisorio. Questo codice verrà sostituito da valori che andranno inseriti nel paragrafo dell'oggetto. Vi mostro come si fa. Nel paragrafo dell'oggetto, il campo della definizione è gestito da un vocabolario chiuso. Inserendo, vedete, il valore nel campo, si va a popolare quello che prima era quel codice identificativo provvisorio. E un altro valore che poi va a finire qui in alto nella definizione del bene è quello della denominazione giardino. Adesso mettiamo giardino di prova. Quindi la denominazione, l'OGTD e l'OGTT vanno a identificare il nostro bene. Nella parte di destra abbiamo la sezione cartografica che sarà oggetto di un approfondimento nel prossimo modulo, quindi in questa lezione la vedremo per sommi capi, semplicemente per mostrare come selezionando una geometria si attivano una serie di suggerimenti che poi sono di supporto al catalogatore per l'inserimento di alcuni valori sui rispettivi campi. La base cartografica su cui operiamo è OpenStreetMap. Le prime operazioni che consigliamo di fare quando il catalogatore fa una scheda di catalogo sono quelle di eseguire o selezionare la perimetrazione del bene e allegare la documentazione di corredo. Adesso io farò un esempio pratico molto veloce di selezione di una geometria dalla mappa. Il bene si può ricercare nella mappa anche attraverso questa barra di ricerca, si scrive la via, e, insomma, si scrive la via, la città o insomma, il punto di interesse, e il sistema ci porta sulla posizione desiderata. Attraverso questo sistema di geolocalizzazione, se il catalogatore si trova sul posto, quindi
si trova direttamente sul bene da catalogare, su molto, molto meglio ovviamente su tablet o smartphone, può geolocalizzarsi e quindi già da lì insomma ha la possibilità di individuare con precisione dove si trova il bene. A questo punto io adesso vorrei fare un esempio pratico utilizzando un giardino della mia città, individuato il bene, posso andare a selezionare la geometria. Selezionando la geometria, adesso chiudo tutti i paragrafi per farvi vedere che si sono attivati si è attivata una serie di suggerimenti su vari paragrafi. In particolare si è attivato un suggerimento per la regione nel campo dei codici, si sono attivati una serie di suggerimenti per l'indirizzo sulla localizzazione geografica amministrativa, si attivano i suggerimenti per quanto riguarda la localizzazione catastale e vedete nello specifico ci riporta il comune, il foglio, la particella. Si attivano dei suggerimenti anche nel paragrafo della georeferenziazione sulla quota sul livello del mare. In più, nel paragrafo dei dati tecnici, delle misure, ci viene suggerita l'estensione dell'area che abbiamo selezionato. Ci sono ulteriori strumenti a disposizione nella parte cartografica e abbiamo la possibilità di vedere anche la mappa OpenStreetMap, quella più dettagliata, la versione satellitare e poi la versione diciamo di Google. Quindi diciamo, per individuare il bene il catalogatore ha veramente molti strumenti che gli sono di supporto. C'è anche la possibilità di sovrapporre alla mappa la mappa catastale, quindi nel caso di beni molto, molto estesi questo un aiuto molto utile per identificare correttamente tutte le particelle. Andando nei vari paragrafi con i suggerimenti, sarà possibile, cliccando sul suggerimento che abbiamo individuato come corretto, sarà possibile la selezione e in automatico verranno compilati i campi della scheda. Una cosa molto importante che insomma mi preme mettere in evidenza è il fatto che il catalogatore debba sempre verificare i dati che vengono suggeriti. Infatti è importante che si controlli il corretto inserimento del dato secondo le norme previste, la sintassi prevista dalle norme di compilazione. Quindi è fondamentale l'aiuto dell'applicativo nell'inserimento di alcuni dati, però è anche fondamentale che il catalogatore in parallelo consulti le norme di compilazione, questo perché sia possibile realizzare una catalogazione, un inserimento dei dati perfettamente conforme allo standard. Nella sezione dei dati catastali, come abbiamo visto per l'indirizzo, selezionando il valore suggerito, si vanno a popolare i tre campi del paragrafo, quello del comune, del foglio e quello della particella. Se abbiamo la necessità di ripetere un campo, perché sappiamo bene che molti campi possono essere ripetitivi, col più di aggiungi aggiungiamo un nuovo valore. Per eliminarlo, clicchiamo sul meno, ci chiede comunque sempre conferma
di voler cancellare l'elemento, e in più abbiamo la possibilità tramite questi quadratini di modificare l'ordine dei campi ripetuti. Quindi se abbiamo la necessità di mostrare i campi ripetuti in una certa sequenza ben specifica, facciamo altro che trascinarli a seconda delle nostre esigenze. Quindi dicevamo che le operazioni che è bene vengano fatte prima ancora di cominciare la compilazione della scheda sono la selezione della geometria e il caricamento della documentazione di corredo. Il caricamento della documentazione, sappiamo che insomma, a una scheda possono essere associati più documenti, quindi possono essere associate immagini, documenti di vario tipo, planimetrie, mappe. Il caricamento è molto semplice, da carica file andiamo a selezionare il file che ci interessa. Un consiglio che diamo in questo caso è di nominare sempre i file, dare sempre ai file dei nomi parlanti, perché poi ci saranno insomma dei richiami interni alla scheda, per cui il nome del file ci aiuterà di certo. Io adesso carico il file semplicemente per farvi vedere, ecco, come si fa. Quello che resta, l'applicativo dà in automatico un codice a questa documentazione, noi non dobbiamo fare nulla, lo dà in automatico il sistema, e dopodiché dobbiamo procedere ad indicare che tipo di documentazione stiamo allegando. La normativa di progetto per il censimento chiede che obbligatoriamente sia fornito anche un titolo o una didascalia per il documento che viene allegato. Questo poi sarà molto comodo anche quando consulteremo la scheda per ricostruire un po' i vari tipi di documentazione che abbiamo associato. Quindi una volta che abbiamo associato la documentazione, abbiamo fatto la perimetrazione, possiamo cominciare a operare nei vari campi della scheda. Il paragrafo dei codici ha un campo precompilato non modificabile, ve accorgete perché insomma se ci cliccate sopra non è possibile fare nulla, e si tratta in questo caso del tipo scheda che necessariamente è una scheda PG. Per quanto riguarda il livello di catalogazione, il campo è impostato sul valore P, livello di precatalogo. Abbiamo pensato che insomma fosse scontato mettere direttamente un livello di precatalogo, in quanto la scheda di progetto ha le obbligatorietà assolute, ma ha in più anche le obbligatorietà di progetto, nonché i campi raccomandati, quindi necessariamente non può essere una scheda inventariale. Poi, sulla base delle informazioni che vengono inserite nella scheda, eventualmente potrebbe diventare una scheda di catalogo laddove il livello di informazioni fosse molto accurato. Il codice di regione ci viene suggerito perché abbiamo selezionato la geometria. Il numero di catalogo generale non deve essere compilato dal catalogatore perché è il sistema che lo attribuisce quando la scheda arriva nello stato completata. Quindi questo campo resta vuoto e si riempie al termine del flusso della scheda. L'unico caso in cui il catalogatore può inserire manualmente il numero di catalogo generale è quando si trova a revisionare delle schede pregresse. Le schede pregresse
contengono già il numero di catalogo, quindi il bene è stato già identificato, per cui necessariamente bisogna recuperarlo insomma, il catalogatore lo scrive in questo campo. Ovviamente l'attenzione deve essere massima perché insomma, quando si inseriscono le cose manualmente bisogna prestare ulteriore attenzione. L'applicativo ci aiuta in ogni caso perché fa un controllo di congruità dei codici, cioè fa sì che non possa essere mai assegnato un codice uguale a un altro. Questa, insomma, se per errore si mette uno stesso codice, l'applicativo rileva questa problematica e la segnala al catalogatore. L'ente schedatore è precompilato in quanto viene inserito nel momento in cui si fa la registrazione dell'utente, quindi l'utente ha il suo proprio ente schedatore. L'ente competente per tutela invece va inserito dal catalogatore. Ogni catalogatore troverà una lista di enti competenti filtrata per regione, quindi i catalogatori del Lazio vedranno solo gli enti competenti per tutela del Lazio e la scelta, insomma, si farà su questa lista. E adesso scorriamo velocemente la scheda per andare magari a vedere le cose più utili da sapere. Io andrei sui paragrafi tematici, che sono la fisionomia dell'area verde, idraulica, acqua e sistema fontaniero, edifici e manufatti, elementi di arredo e ornamenti, perché diciamo questi poi sono i paragrafi salienti della scheda APG. In questi paragrafi che sono strutturati più o meno tutti allo stesso modo, si richiede sempre una descrizione generale e a tal proposito è fondamentale ricordare che la comprensione dell'organizzazione spaziale del luogo e dei rapporti topografici fra i vari elementi rilevati al suo interno deve essere agevolata dal costante riferimento a una documentazione grafica di corredo. Questa documentazione grafica di corredo noi l'avremo allegata, come abbiamo fatto prima con l'immagine, già nella prima fase di lavoro. Quindi in ogni descrizione va fatto riferimento ad esempio ad una mappa o una planimetria o a un idotipo che sono stati allegati alla scheda. Allo stesso modo questa documentazione di riferimento, quindi questa mappa o questa planimetria che abbiamo inserito, sarà fondamentale per la definizione dei singoli elementi che andremo a descrivere, che siano spazi verdi o architetture vegetali o collezioniche. Quello che farà il catalogatore, infatti, è inserire una documentazione, la documentazione di riferimento che si utilizza per la definizione di quell'elemento. E in questo l'applicativo ci aiuta perché ci richiama i documenti che abbiamo associato alla scheda all'inizio del lavoro. Quindi il sistema ci richiede come obbligatorietà l'inserimento di una documentazione di riferimento e l'inserimento di un codice identificativo univoco all'interno del bene che appunto ci consente poi di effettuare rinvii puntuali fra sezioni diverse della scheda. Un esempio pratico di applicazione di queste due informazioni è che il catalogatore fornisca e alleghi una mappa o una planimetria in cui va a definire le varie aree e i vari elementi presenti.
Noi consigliamo, quando diciamo questa documentazione deve essere prodotta dal catalogatore, di contrassegnare sulla mappa o sulla planimetria con una lettera maiuscola le aree e con i numeri gli elementi puntuali. Quindi la planimetria o la mappa viene allegata alla scheda di catalogo, viene richiamata in questo campo documentazione di riferimento e nel codice identificativo andremo ad inserire quelle lettere maiuscole o quei numeri che abbiamo, con i quali abbiamo identificato l'elemento sulla mappa nel campo apposito. In questo modo, insomma, ogni elemento della scheda avrà un identificativo che lo contraddistingue in modo univoco nell'ambito del bene. La stessa operazione la potremo fare per tutti gli altri elementi, che siano collezioni organiche o architetture vegetali o fontane, statue e via discorrendo. Quindi per ogni elemento si dà una descrizione generale e in più si mette questa documentazione di riferimento, il codice identificativo, poi dal vocabolario chiuso si va a selezionare la macrocategoria di riferimento e il termine esatto dell'elemento che si sta descrivendo. Per quanto riguarda i dati tecnici, abbiamo già visto, insomma, come si popolano questi campi attraverso la selezione della geometria. Abbiamo poi il paragrafo della cronologia, in cui abbiamo l'obbligatorietà per la fascia cronologica di riferimento. Selezioniamo diciamo una prima macrocategoria che serve solo per scremare i termini, che poi non andrà sulla scheda, quindi se si tratta di periodizzazioni o di secoli, e in questo caso attingeremo da un'altra lista l'inizio o la fine, oppure insomma se vogliamo inserire un semplice periodo ci fermiamo alla prima scelta, quindi si può inserire un periodo ben preciso oppure un arco di tempo. Un altro paragrafo molto importante è quello dell'uso e della fruizione, in cui viene definita la situazione del bene, cioè se il bene è in uso, parzialmente in uso o in disuso, e si specifica l'uso attuale e si definisce la fruizione attraverso un vocabolario chiuso, quindi possiamo dire se c'è un'apertura regolare, un'apertura occasionale o se non è proprio aperto al pubblico. Nello stato di conservazione possiamo dare una valutazione sintetica dello stato di conservazione del bene. Nel caso in cui si metta un valore diverso da buono, sarà necessario compilare il campo delle specifiche, in cui si va a dire quali sono gli aspetti del bene che presentano degli stati di conservazione su cui bisogna attenzionarsi. Vedete, ci sono alcuni vocabolari che prevedono la scelta multipla. Ve ne accorgete perché è possibile selezionare più termini. Abbiamo poi il paragrafo della condizione giuridica, quello relativo alla documentazione e alla bibliografia. La bibliografia è un campo raccomandato, quindi insomma si consiglia di fornire delle indicazioni bibliografiche. È una notizia sicuramente molto utile. L'accesso ai dati, il paragrafo dell'accesso ai dati definisce il profilo di accesso, quindi se la scheda ha un livello basso di riservatezza, cioè
le informazioni possono essere liberamente consultate da chiunque. Se si seleziona il profilo 2, alcuni dati vengono oscurati per motivi di privacy. Se si mette il livello 3, quando la scheda verrà consultata, quindi verrà pubblicata e consultata, col livello 3 ci saranno ulteriori campi che verranno oscurati per motivi di tutela. Abbiamo poi il campo della certificazione e gestione dati, che è compilato in automatico con l'anno di redazione e il nome del compilatore e l'ente o istituto di appartenenza. Il paragrafo della verifica scientifica, il coordinamento delle attività, un'occorrenza di questo paragrafo, perché vedete è ripetitivo, viene compilata dall'applicativo quando la scheda passa in verifica scientifica. Quindi nel momento in cui la scheda passa in verifica scientifica vengono compilati in automatico il campo del verificatore scientifico e il ruolo. Quindi questa non è un'operazione che deve fare il catalogatore, ma è un'operazione che avviene automaticamente. Una cosa che invece può fare il catalogatore è quella, aggiungendo un'occorrenza, quindi aggiungendo un campo strutturato, è quella di fornire i dati relativi al responsabile del coordinamento delle attività, oppure dati relativi al responsabile della verifica scientifica di un'attività pregressa. Questo perché è bene comunque menzionare anche chi ha eseguito la verifica scientifica della scheda cartacea, ad esempio, che si sta, di cui si sta facendo la revisione. E poi per ultimo c'è un paragrafo dedicato alle annotazioni e alle osservazioni. Ovviamente nel corso di questa lezione abbiamo toccato in maniera sommaria le varie funzioni dell'applicativo. Per un approfondimento sulle varie funzionalità e sulle varie componenti dell'applicativo si rimanda alle lezioni che avverranno in seguito.